Beh, come abbiamo cercato un po' di dire, Alice in Wonderland è un film che prima di tutto rappresenta in modo molto importante una stagione cinematografica, che è quella appunto che definitivamente ha visto la consacrazione del 3D. Quindi la stagione in corso passerà alla storia del cinema e delle immagini come appunto la stagione di Avatar e di Alice in Wonderland. Rispetto a una nuova esperienza dello spettatore, rispetto all'idea di una profondità diversa, ma anche all'idea appunto di uno spazio scenico che non è solo in profondità ma che viene anche fuori, che viene verso lo spettatore. Ecco, la prima domanda che potremmo farci, Michele, è se dopo questi film e dopo questa stagione non solo il cinema ma soprattutto lo spettatore continuerà ad essere lo stesso. Ma la cosa interessante è che finalmente il 3D non è soltanto un elemento tecnologico, un effetto speciale, ma diventa pienamente un effetto narrativo. Tu giustamente citavi Cameron e anche Tim Burton l'hanno colto perfettamente, per cui la vera terza dimensione a livello non soltanto visivo, a livello estetico, è la capacità di proiettare appunto lo spettatore in una profondità narrativa che forse prima, come dire, non c'era negli altri 3D più tecnologici. In questo senso Alice è straordinario perché ti permette di entrare in un universo tipicamente alla Tim Burton, in cui scopri delle cose che non potresti vedere in due dimensioni, se ci pensi, proprio a livello, come dire, di strutturazione dei personaggi, di avventure, ma anche di riflessione su che cosa sia normale e cosa sia eccezionale. Infatti in questo senso è un film profondamente riuscito. Quindi io pensavo anche, vedendo questo film, che forse con l'opera di Tim Burton succede un po' quello che era successo una quindicina d'anni fa con il Dracula di Coppola, cioè quei film che innovano profondamente sul piano dell'immaginario ma che poi vanno a ripescare stati d'animo, sensazioni e anche forse contenuti del cinema che sono invece quelli delle origini, no? Del passato. Per esempio questo è un film che si fa soprattutto guardare, si fa soprattutto osservare, forse addirittura a prescindere da ciò che contiene, no? Tanto è la meraviglia dello sguardo, ecco. Quindi quasi come se ci fosse una sorta di azzeramento del cinema e un ricominciare da questo punto. Tu utilizzi un termine affascinante che è meraviglia, l'idea del meraviglioso, quindi legato chiaramente al fantastico, che il fantastico da sempre in letteratura, nel fiabesco, non è una fuga dalla realtà, ma è la capacità, come dire, di uscire dalla realtà quotidiana per vedere meglio quello che accade, quello che succede. In questo senso sì, è vero che anche se il pubblico potrebbe rischiare di vederlo soltanto come scelta estetica, in realtà c'è una profonda scelta narrativa, in cui il meravigliarsi vuol dire guardare con nuovi occhi quello che di solito do per scontato. E qui in questo senso l'Alice di Tim Burton è una grande metafora che recupera, come dire, la classicità dei due libri di Lewis Carroll, ma al tempo stesso è profondamente contemporaneo. È interessante senza farlo diventare un film banale a livello sociologico in qualche modo, però tutta la riflessione sulle aspettative della società, sulla famiglia, sul dover crescere in un certo modo e invece sulla possibilità di essere se stessi, di vedere cose che gli altri non colgono. Su questo appunto il 3D diventa, come dire, una dimensione profondamente narrativa, il meraviglioso, hai ragione te, diventa proprio una possibilità di vedere con altri occhi le cose che sembrano ovvie. Ecco, infatti da questo punto di vista credo che poi per gli appassionati forse anche del Burton più civile, cioè dell'autore, dell'artista che usa la metafora del film di genere, del fantastico per parlare della società, delle sue contraddizioni, Alice in Wonderland è un film che propone un discorso sulla condizione della donna che è piuttosto interessante, no? Ne accennavamo prima, insomma c'è questa idea di un personaggio che non riesce mai a trovare una sua dimensione davvero giusta, no? Sta in stanze, ha una misura, un'altezza che è sempre, come dire, o troppo grande o troppo piccola. Ecco, quindi forse il discorso sulla società è un pochettino più velato, c'è e lavora forse soprattutto su dei termini estetici, cioè questo è un film sullo spazio, un film sull'ambiente, no? Sulla costruzione degli ambienti e forse segna anche un'evoluzione proprio nel cinema di Tim Burton. Sì. Anche perché davvero qui poteva permettersi di tutto, c'era classicità narrativa, lui la tiene sempre molto alta rispetto alla sua innovazione e qui riprendo una boutade che è uscita su Variety che secondo me è interessante, cioè sono chiesti quanto, un po' delusi, ci aspettavamo un film di Tim Burton prodotto dalla Disney e invece abbiamo visto un film della Disney illustrato da Tim Burton
In realtà, secondo me, ma penso che tu sia d'accordo, questo è un film profondamente bartoniano, in cui è vero il personaggio femminile, ma direi, come dire, il personaggio di chi deve crescere in senso lato. Tra l'altro è bella l'idea dell'Alice che ha 19 anni, non è la bambina disneyana, non è ancora definitivamente grande, non è più piccolina e deve iniziare a fare delle scelte di testa sua. E lì c'è però tutto l'universo bartoniano, proprio rispetto all'idea per cui ognuno deve ragionare con la sua testa e con i suoi occhi, in qualche modo, anche quando gli altri si aspettano scelte ovvie. E sicuramente qui l'idea di spazio non è soltanto fisico, ma è narrativo. Anche in particolare questa idea del fatto che io cresco se vedo, e quindi se mi lascio sì meravigliare, ma se ho anche delle cose belle da vedere che mi fanno crescere, che è il discorso di Big Fish, no? Cioè il film che Burton fa scappando dagli Stati Uniti, perché quel paese è il paese in cui non si raccontano più storie, in cui la realtà in televisione, su internet ha preso il sopravvento e il cinema diventa il luogo invece in cui continuare a raccontare, no? Allora da questo punto di vista Alice in Wonderland è un'avventura nel racconto classico e forse anche un recupero proprio dell'iconografia ottocentesca, no? Perché no, questa ambientazione vittoriana, no? Che ha il film, tra l'altro che ci rimanda, come dicevamo prima, anche proprio alle origini del cinema. E poi io aggiungerei ancora un'ultima cosa, la modernità comunque rispetto all'operazione che il film fa, legata al fatto che per certi aspetti Alice in Wonderland è un grande remix, no? In senso poi postmoderno, finché si vuole, ma ci sono dei personaggi shakespeariani, la regina che è un po' Elisabetta prima, no? E l'altra è Maria Stuarda, insomma. Tutto questo, ma anche per esempio il fatto che in questo film ci siano uomini di dimensioni diverse. Cioè la regina rossa è una specie di cartoonizzazione di Helena Bonham Carter, mentre invece la regina bianca è un'attrice in carne ed ossa, insomma, senza manipolazione, ecco. Anche su questo forse interessante, no? Le nuove specie cinematografiche. Sì, per di nuovo allargare i confini della visione, una battuta dobbiamo dirla però, sul cappellaio matto. Allora, Johnny Depp, che mi dici? Johnny Depp, Johnny Depp riesce ad essere sempre se stesso, ma riesce sempre a fare un personaggio diverso, perché è grigio e rosso come era Willy Wonka, ma qui ci stupisce, credo, ancora una volta. Sì. Infatti, secondo me, non è un caso che lui lavori così bene con Tim Burton e viceversa, perché c'è proprio l'idea per cui lui si fa fare di tutto da Tim Burton, ma rende perfettamente questi personaggi che sono un po' dei dropout, un po' dei freaks, ma al tempo stesso molto poetici. E io trovo che in questo personaggio lui, esattamente come in Willy Wonka, abbia dato proprio una sintesi perfetta rispetto al disagio e al tempo stesso alla poeticità del non essere paragonabile a nessuno. E lui si trova benissimo rispetto a questo regno di animali tutti un po' schizzati, tutti un po' strani, ma tutti molto molto poetici. Qui, insomma, davvero non si può limitare l'analisi di questo film all'illustrazione di Lewis Carroll, né attraverso lo stile Disney, ma proprio una reinterpretazione, come dicevi te, molto molto moderna. È un film da vedere, da assorbire, da godersi completamente. Sì, è un film da vedere anche in prospettiva, no? Da continuare a vedere, e quindi la boutade di Variety, continuiamo a definirla tale perché ci sembra che sia stato un giudizio un po' frettoloso quello che è stato dato. È una butanade. Una butanade, insomma. Va bene. Dopo Alice, cosa possiamo sperare per il futuro con Tim Burton? Vediamo. Ma io credo che il futuro di Tim Burton sarà nel tentativo costante di, come dire, nel provare a raccontarci delle storie che vengano sempre di più a toccarci da vicino, a manifestare il reale davanti ai nostri occhi, magari sulla punta del nostro naso. Non so che effetto ti ha fatto, minché la farfalla blu del Bru Califo che si trasforma nel finale, che esce dallo schermo e che viene a saltellarti sulla montatura degli occhiali in 3D, ecco, quello credo che sia il contributo che dà maggiore auspicio rispetto al futuro che è contenuto nel film. Insomma. Infatti è bello il tuo discorso, la profondità non solo come effetto ottico, ma come possibilità, come dire, di vedere una prospettiva nuova in qualche modo, per cui appunto il bruco diventa farfallo, farfalla così lisergico anche, ma così poetico, lascia ben sperare. Ecco, sì, io chiuderei proprio, cioè, ricordando che nel 1952 l'Alice nel Paese delle Meraviglie, quello vero di Disney, quello di cui parla Variety, uscì al cinema e 15 anni dopo diventò il vero manifesto della generazione hippie, e quindi insomma
facendo questa osservazione, credo non così scontata, probabilmente lancerei appunto il saluto, e immaginando poi chissà quale altro trip legato al cinema e alle frontiere della visione che si estendono e che si espandono, insomma. Quindi al prossimo incontro sull'expanded cinema. Esatto. Insomma. Buone visioni a questo punto.